Piove in Piazza Grande, dunque le prove di questa seconda giornata sono annullate. Si è aspettata la canonica mezz'ora tra le 17 e le 17:30, ma con la lizza completamente ricoperta e la pioggia che non cessava di cadere su Piazza Grande, era evidente che oggi non si sarebbe provato. D'altronde non sono mancati giorni di prova per queste due giostre ravvicinate, come ci conferma anche il direttore dell'istituzione giostra del Saracino. L'interpretazione del regolamento ci ha richiesto di aspettare il tempo necessario per poter decretare in modo oggettivo e obiettivo l'impossibilità di procedere all'effettuazione delle prove. Questo purtroppo è il risultato di una, come dire, di un impasse che è a prescindere da noi. Sta piovendo anche ora, quindi di fatto, voglio dire, per la buona riuscita della manifestazione e per evitare i rischi inutili che avrebbero dovuto prendere sia i cavalli che i giostratori, in questo momento mi è sembrata la scelta più oggettivamente più giusta. Certo, sia per la tenuta della lizza, sia per i cavalli, soprattutto. Certo, assolutamente sì, così è. E così è giusto che sia. Domani risiamo qua, d'altra parte non mi sembra che appunto la concomitanza di due giostre abbia negato ai quartieri l'opportunità di poter testare i propri equipaggi, consentitemi questo termine brutto, ma mi sembra opportuno in questa fase, visto che siamo allagati. E quindi niente, rimandiamo di un giorno, ma mi sembra che nell'interesse generale di tutti.